infermieri e medici in arrivo, così come nuove strumentazioni e la possibilità di ampliare reparti fondamentali come quello oncologico. Parole che dovrebbero presto, in brevissimo tempo, trasformarsi in fatti per l'ospedale Andrea Tortora di Pagani. La visita al nosocomio della città di Sant'Alfonso del direttore generale dell'ASL di Salerno Antonio Giordano e del consigliere regionale delegato alla sanità Enrico Coscioni è stata accompagnata da buone nuove. L'approvazione dell'atto aziendale dell'ASL di Salerno dovrebbe velocizzare l'iter per far sì che il Tortora possa essere finalmente potenziato con quel personale indispensabile per rispondere alle sempre più pressanti domande degli utenti. Basti pensare all'aumento dei pazienti nel reparto di oncoematologia per rendersi conto che stavolta urge fare i fatti e non lasciare le promesse in sospeso. A differenza dell'altra volta, dove era una visita conoscitiva di ambienti che non conoscevo, adesso siamo tornati per vedere che cosa operativamente mettere in campo, visto che l'atto aziendale è stato approvato e con esso anche l'autorizzazione a bandire dei concorsi sia per dirigente medico e anche per alcuni dirigenti apicali. E quindi stiamo un po', diciamo che una visita un po' più, come dire, Profonde. profonda, attenta e per poter poi mettere in campo davvero delle azioni. Reparti di oncologia ottimali e quindi hanno bisogno di essere collaborati. Hanno bisogno di essere collaborati, hanno bisogno di servizi accessori, hanno bisogno forse anche di qualche localizzazione ambientale un po' più ampia e sempre all'interno dello stesso presidio. Hanno bisogno anche di una forte chirurgia oncologica, ma insomma io spero che la prossima volta che ci vediamo c'è qualche passo in più. Dal momento in cui ci sono adesso le direzioni generali con direttori di ruolo, l'atto aziendale approvato, c'è la possibilità di fare quella programmazione seria che si era sempre detto, che il Presidente De Luca aveva invocato, in maniera tale che ognuno sa qual è il proprio destino, qual è la vocazione a cui è portata. E certamente l'ospedale di Pagani è un ospedale che deve avere questa vocazione altissima per tutta la provincia di Salerno, deve avere una oncologia medica, oncoematologia, oncologia oncologica di grande qualità. La struttura è bella, gli spazi sono ampi, molto ben tenuti, e di questo mi congratulo anche con gli amici qui dell'ASL. E adesso va fatto quell'investimento in uomini e anche in attrezzature che abbiamo sempre detto che il Presidente come impegno ha preso, la radioterapia, adesso i concorsi per gli infermieri, per le apicalità. Io credo che sia fondamentale avere i primari di ruolo di qualità. Credo che si possa fare veramente un gran bel lavoro qui sul lago Nocerino-Sarnese, in particolar modo siamo a Pagani. Vincenzo De Luca venne qui 6 mesi fa e disse delle cose che vanno realizzate al più presto. Come le ho già detto prima, adesso ci sono le condizioni per fare tutto e rapidamente. Una visita e dichiarazioni che hanno soddisfatto sia la parte sanitaria che politica del territorio che erano presenti ieri al Tortora di Pagani. È stata in attesa, ma comunque graditissima, perché questo dimostra che il nostro direttore ha un occhio particolare e attento per un fiore all'occhiello dell'azienda. E stasera si è parlato di oncoematologia, oncologia, chirurgia. Insomma, ci sono le premesse per attivare, anzi attivare ancora di più questi reparti. Noi stiamo attendendo semplicemente che quello che è la promessa di dare a questa terra la possibilità di poter far fronte a una malattia che purtroppo sta facendo Vittime in quantità. una tragedia. Diciamo che ci sono dei miei colleghi che in questi giorni purtroppo ci stanno lasciando e non è una cosa piacevole. E quindi io mi auguro che al più presto noi possiamo avere a disposizione tutti gli strumenti per far fronte a questa terribile malattia. Per lei è stata una bella soddisfazione questa visita. Sapere che ci sono delle persone ai vertici dell'azienda che hanno a cuore le sorti di questo presidio ospedaliero è una cosa che sicuramente fa piacere. Il suo sogno si avvera. Ma io non ho mai avuto dubbi e ho pensato sempre che il 2017 fosse l'anno delle verità e sicuramente lo sarà. La vedo soddisfatta stasera. Molto, molto, ma Quindi possiamo non ho dubbi. incrementare il lavoro. Possiamo migliorare e sicuramente perfezionare e incrementare. Arriveranno subito degli operatori a supporto dell'oncoematologia, del reparto di rianimazione e poi si è parlato anche di adeguamenti strutturali importanti che serviranno per quello che dovrà essere poi il nuovo piano per il nostro ospedale. Queste parole hanno soddisfatto gli operatori che sono all'interno di questo
ospedale e sembra che abbia soddisfatto anche lei. Sì, era quello che volevamo, in primis diciamo, gli operatori interni erano loro che spingevano tantissimo con me, il dottore Catello Califano in primis e tutto il reparto di chirurgia. Devo dire che oggi finalmente abbiamo concretizzato un lavoro lungo parecchi mesi, ma devo dire grazie al dottore Coscioni perché si è impegnato ed è stato di parola.